Ok, quindi allora oggi vedremo un po' dei villini storici di Pescara e anche una parte della Pineta. E alcuni villini sul lungomare sono etichettati e insomma c'è una piccola insegna con il nome e a volte il progettista e l'anno. Generalmente risalgono agli anni 20, quindi vedremo quelli che riusciamo a trovare. E poi ci facciamo una passeggiata. Tra l'altro c'è anche un pezzo del mare e di paesaggio di mare perché oggi è davvero stupendo. E ci sono le nuvole, le barche, è proprio bello, quindi ci faremo un giretto. Professional braid maker. Eccone uno. Villino di Girolamo, 1926. Questa invece è Villa Anna, 1925, progettista Antonino Liberi. Di là dalla strada ci sono altri villini antichi. Allora, andiamo. Qui c'è l'ingresso alla Pineta d'Avalos e se non sbaglio dovremmo andare verso il villino Giulia. Eccone un altro di qua. Qui c'è anche una torretta e questo è Villa Pace, 1923. Molti sono ancora abitati. Allora, invece questa è un villino. Pistilli la tacca. Allora, vediamo.
Questo invece è il villino Geniola. C'è un bel micino. Ciao micino. Ecco, vedete le decorazioni. Quella anche è un'altra villa. Vediamo se riesco a leggere da qui. Villa Clementina. Però non c'è la data di costruzione. Quello è un altro villino dove siamo passati prima. Qui c'è lo stabilimento Rivadoro al mare. Vediamo un po' se ne troviamo qualcun altro. Ecco, quello sì, è il villino Anna. Alcune case sono in vendita. Vediamo un po'. Ecco, lì c'è anche l'altro villino che abbiamo visto prima. Questo non ha la targa, ma comunque anche lui è antico. E adesso arriviamo a Piazza Le Laudi. Ecco qui, una parte l'abbiamo vista prima, adesso ne vediamo un'altra. Oggi la fontana è spenta con i giochi d'acqua e qui c'è il famoso stabilimento La Playa. In questa bella piazza dove c'è anche il Lido delle Sirene e dove poi metterò una foto. Questo è un degli anni 30, la foto è uno stabilimento storico di Pescara. Poi qui c'è un altro villino, il villino Mario Cipollone. Adesso vediamolo. Ed è del 1920. L'altra parte del villino. Ci sono queste decorazioni caratteristiche un po', ecco, ispirate allo stile Liberty. E poi qui ci sono altre ville, ma da qui in poi non ci sono più indicazioni diciamo, sulla storicità delle ville. Ok. E questi sono i villini antichi di questa zona, perché poi ce ne sono alcuni che non sono ristrutturati e ce ne sono altri che però si trovano nella parte nord di Pescara. E questo è il muro esterno della Villa De Cecco. E qui siamo sul lungomare sud di Pescara, lungomare Papa Giovanni XXIII. E qui finalmente si apre uno spiraglio sul mare, che oggi è davvero bello. C'è anche la barchetta, vediamo se riesco a ingrandire. Eccola lì, la barca a vela.
Bellissima. Ed eccoci qui. Questo è il lungomare, è molto bello per le passeggiate. Poi tra l'altro ci sono ecco, adesso mi sfugge il nome. Va bene, poi lo ricerco e lo scrivo in sovraimpressione. E ci sono delle piante che fanno un profumo bellissimo, buonissimo. Ecco un altro scorcio del mare che oggi è fantastico. E poi da qui si accede al parco. Ecco, la pianta è questa che fa un odore meraviglioso e c'ha qualcosa a che fare con Aleppo, la Siria, ma adesso non mi riesco a ricordare il nome del tipo di pianta di Aleppo. Poi lo devo scrivere. Allora, guardate qua che spettacolo. No, ma dico, che spettacolo. Guardate qua. Quello è il porto turistico. Guardate che colore, è una cosa incredibile. Bellissimo. Le nuvole. Ecco, da qui si vede, vabbè, lo stabilimento e anche l'obelisco di D'Annunzio che si trova nel complesso del Teatro Flaiano. Mamma mia, che meraviglia! Ecco che passa un corvo, dei colori fantastici. In camera non rende per niente, purtroppo. Adesso provo a zoomare un po'. Guardate la barca all'orizzonte, cioè l'orizzonte è molto vicina. È proprio fantastico. Davvero. Poi non so voi, ma io il mare lo preferisco in autunno-inverno. Guardate le nuvole, che sfumature, che colore, no, è pazzesco, troppo bello. Va bene, adesso andiamo al parco. Ecco, qui ci avviamo verso il parco. Oggi c'è un cielo meraviglioso. Questo è l'ingresso. Allora, questa è la seconda parte della Pineta d'Avalos, di ciò che ne rimane più che altro. Ed è la parte un po' più selvaggia, se la vogliamo mettere così, e a me piace proprio per questo. L'altra parte invece è un po' più, ecco, i sentieri, non che siano più curati, ma sono più puliti, più adibiti, che ne so, ai giochini per i bimbi. Qui ci sono anche, però, molta parte del parco è lasciata alla sua, come dire, e mi viene selvaggezza, ma non si dice selvaggezza. Che cosa brutta, la vecchiaia. Va bene, quindi recentemente hanno aggiustato questo ingresso, dove prima c'era un parcheggio, uno spiazzo verde non meglio identificato. Quindi qui nella prima parte c'è un bellissimo punto del parco dove non ci sono i pini e oggi non tira un filo d'aria, però di solito quando c'è vento questa parte è molto bella perché le foglie di questi alberi un petti rosso. Lo vedete il petti rosso? Petti, petti. Ecco appunto, quando ho zoomato è volato via. Andiamo. Petti rosso. Ecco qui, entriamo nel parco. Dai, accendi da su. E questa parte sì, è davvero molto bella.
poi qui c'è questo tavolo in mezzo agli alberi, bellissimo. E diciamo che questa è la parte un po' più aperta del parco. Adesso ci stiamo per addentrare nella parte un po' più selvaggia. E la pineta è riserva naturale, quindi viene curata, diciamo, nel mantenimento, ecco, per non farla essere pericolosa, giustamente per gli alberi secchi che possono cadere, però si cerca di lasciare l'ambiente il più fedele possibile all'originario. Ci sono gli scoiattoli, petti rossi, piccioni, corvi, e anche il profumo dell'aria è molto bello, buono, perché si sente proprio l'odore dei pini. È bello. Ci addentriamo nei meandri della pineta. Eccoci qua. Bellissimo, si sente l'odore dei fiori, a tratti si sente l'odore del camino, e è stupendo perché finalmente è novembre e a me piace da morire novembre, e nonostante tutto, nonostante faccia buio presto, cosa, perché non lo so, mi piace, ecco, l'atmosfera, il calduccio, poter stare al calduccio. Ecco qua. Allora, adesso, secondo la mia modesta opinione, stiamo arrivando a uno dei punti più belli del parco, ed è quando giriamo qui, e oggi è nuvoloso, quindi non ci sono molti giochi di luce, però ecco, questa parte qui è molto bella per fare foto, per guardare un po' le piante, gli alberi. E ieri, quando è stato, ho visto uno scoiattolino tutto nero. Vediamo se oggi lo rincontriamo. Ecco, quindi nei punti dove non vengono realizzati i sentieri, questo parco qua è lasciato un po' più allo stato naturale e allo stato brado, se vogliamo. E lungo il sentiero ci sono anche poi delle piccole insegne che fanno vedere, insomma, spiegano le varie parti del parco, i tipi di vegetazione e il modo in cui cresce. Di solito qui ci sono degli scoiattolini che vanno girando, però è difficile vederli perché sono molto molto veloci e non sono abituati al contatto umano.
ripeto, io ne ho visto uno la prima volta bene poco tempo fa, quindi non è facile. Ce n'è uno, vediamo se riesco a vederlo. C'è un merlo, è passato un merlo. Lasciate stare gli scoiattoli, che ci dovete fare? Dove è andato? Dove è andato? Dove è andato lo scoiattolino? Eccolo! Eccolo lassù! Eccolo, eccolo, non si vede bene. Mi è scappato. Ecco, quello è un altro uccellino particolare. Sembra un passerotto, ma vabbè, con questo telefono non si vede bene. Ha una coda lunga. Ah no, non si vede bene. Andiamo? Va bene. Volevo fare la reporter. Ok. E questa, diciamo, è la parte più interessante del parco della Pineta. Di questa parte della Pineta. Ecco qua. La panchina. Ah. Sta riuscendo il sole. E il gioco di luci è molto più bello nel parco con il sole. Prima era nuvoloso. Eccolo là, in mezzo agli alberi. Bellissimo. Troppo bello questo effetto. Ecco qui, come dicevo, nel parco poi ci sono queste targhe per, insomma, studiare un po' la storia di queste riserve naturali. Ecco qua il sole. Questo è un altro sentiero del parco. E adesso deve essere speciale, anche in riva al mare. Peccato che non posso volare, mi servirebbe il dono dell'ubiquità a me e al telefono. Ecco qui, vedete quanto è bello l'effetto del parco con questo sole che sta, insomma, sulla via del tramonto. Bellissimo. E quindi ecco, questo è proprio un bel posto per riposare a Pescara. Insomma, altamente consigliato. Poi con un po' di fortuna si può vedere anche qualche animaletto selvatico, quindi è bello, è un posto molto molto affascinante e è anche a portata di mano perché è raggiungibile nella città. Un po' di sole fra gli alberi. Questo sole è così bellissimo, rilassante. Andiamo, dai, andiamo, 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 andiamo. E va bene, adesso vedremo un po' com'è il mare. Se riusciamo a vedere il pettirosso, sta sullo steccato, ecco se n'è andato. Vediamo
com'è l'ingresso qui col sole. Quest'ora è davvero bello. Di qua, di qua, di qua. Di qua, di qua. Ecco. Sono queste nuvole così disegnate, aspirate, bellissime. Quella luce particolare là in fondo, mamma mia. Poi i paesaggi di mare sono stupendi perché cambiano ogni secondo, ogni minuto. È sempre diverso. Guardate che spettacolo, bellissimo. Cioè, quella zona illuminata lì in fondo devono essere evidentemente le nuvole che riflettono la luce del tramonto, è una cosa pazzesca, bellissimo. Eh sì, ma ci stanno tipo raggi, non lo so se la camera rende. È come se la luce del tramonto si riflettesse come dei raggi che vengono dall'altro lato, opposto al sole che scende. È pazzesco, bellissimo. E ogni giorno è diverso. Troppo bello. Mi piace.